domani saluto evidentemente, ma a cosiddetti ospiti, cioè gli amici che hanno saputo di questo evento fuori Cotoletto. Permettete un saluto personale alla mia zia paterna, sorella del mio papà, i miei cugini. Cedo la parola adesso al nostro carissimo Matteo, c'è per un intervento
quella. Seguirà poi con Gian Maria Frusta, come già sapete, docente di dogmatica, vice direttore dell'ufficio di liturgia della nostra diocesi. A loro la parola, mentre a nome di tutti già li voglio ringraziare. Le confraternite sono delle aggregazioni di laici presenti sul territorio così, di tutta Europa, a partire soprattutto dall'epoca del Medioevo, e per quanto riguarda la confraternita del Santissimo Sacramento è attestata a Brescia fin dalla fine del 400, sembrerebbe che a partire dal 1494 ci fosse questa presenza nei primi comuni della diocesi di Brescia. Stavo dicendo che la presenza di un altare dedicato all'Eucaristia, una palla che riguarda tutta la cena, deriva dal fatto che a partire dalla Medioevo si sono sviluppate le confraternite che ramenavano dei laici attorno a un particolare mistero della fede cristiana. In particolare, le due principali presenti sul territorio bresciano, quella del Santissimo Sacramento e della Madonna del Rosario. Prima quella del Santissimo Sacramento, un po' in concomitanza con tutti quei movimenti che cominciavano a mettere in discussione la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, quindi come risposta a queste messe in dubbio, per comprendere il Santissimo Sacramento, e poi successivamente la Madonna del Rosario, che siamo un'epoca successiva che è intorno al 1500. Ecco, dicevo che per quanto riguarda questa tipologia di confraternita è stata a Brescia a partire dal 1494 e a Ottolengo sicuramente già nel 1520 c'era un gruppo di questi confratelli. Lo sappiamo grazie a Marco Carina, in cui c'è una donazione di di questa confraternita a favore della confraternita stessa. E nel 1520, tenendo conto che arriva a Brescia nel 1494, vuol dire che la presenza è molto precoce. All'epoca di poi Carlo Borromeo, nel 1580, quando visita tutte le diocesi della Lombardia, oramai sono passati già vari anni, quindi oramai è diffusa la fede bresciano. A Ottolengo nel 1580 si contano 200 aderenti alla confraternita. Tenete conto che San Carlo Borromeo, lui dice nel suo resoconto che a Ottolengo c'era una popolazione di 2800 abitanti, anche se sembrerebbe un po' sovrastimato il numero, perché poi in realtà in tutto il 500, 600 e 700, leggendo altri documenti, gli abitanti oscillano tra i 1000 e i 1700 a seconda delle epidemie di peste, e si va tra le 2000 solamente nel momento in cui decidono di fare questa nuova chiesa, quindi la popolazione aumenta naturalmente sicuramente a partire dalla metà del 700. E questa confraternita è presente nel territorio ottolenghese, lo sappiamo da alcuni documenti, ma lo sappiamo anche da alcune notizie che riguardano la presente chiesa parrocchiale. Nei primi del 600, nella visita pastorale del vescovo Marino Zorzi, lui
cui dà indicazione alla parrocchia di costruire una grande sacrestia divisa in tre parti, in cui si costruisce in una parte le cose che riguardano il pregosto, in una parte le cose che riguardano la confraternita del Santissimo Sacramento e in una parte le cose che riguardano la confraternita del Rosario. Questo si dice anche l'importanza del confraternita, il parroco, una confraternita, la sua confraternita. Cioè, di fatto è un terzo della potenza della parrocchia, sia in termini spirituali, ma vedremo poi anche in termini economici. Durante tutto il 600 poi abbiamo testimonianze del fatto che la cappella in quella chiesa viene decorata, che l'altare viene in parte rifatto, viene aggiunta una balaustra. Interessante è vedere a un certo punto dove era collocato quell'altare in quella chiesa, perché studiare quella chiesa, la ricerca attuale, si dice perché questa chiesa è costruita in questo modo. 1624, in un altro visita pastorale sempre da Teresa Bozzorzi, abbiamo la descrizione esatta per la polimetria perfetta di come era organizzata la chiesa parrocchiale. E entrando a sinistra del santuario, prima l'altare di San Carlo della Corea, e ancora oggi abbiamo l'altare di San Carlo, entrando a destra, San Carlo della Corea. Successivamente l'altare della Madonna del Rosario, e ancora abbiamo l'altare della Madonna del Rosario. Di fronte alla Madonna del Rosario, il Santissimo Sacramento, e ce l'abbiamo ancora adesso. Di questi altari c'è anche qualcosa di superstite, tanto per dire. La parte dell'altare di San Carlo Borromeo esiste ancora ed è in sacrestia. Cioè, quando hanno rifatto un nuovo altare, hanno rifatto un nuovo altare con una nuova tela, ma il soggetto c'è già in sacrestia e abbiamo ancora qua un po' di sacrestia. L'altare della confraternita del Santissimo Sacramento era probabilmente quello più bello di tutti quelli presenti nella precedente chiesa, perché nel momento in cui parte la fabbrica della nuova chiesa attuale, per la quale si garantisce la precedente chiesa, che era esattamente lo stesso luogo, c'è bisogno di una chiesa che faccia la chiesa parrocchiale durante il tempo dei lavori, e si sceglie la chiesa di San Lorenzo, la chiesa del suffragio dei morti, e l'altare che era presente nel sacramento della precedente chiesa viene smontato e portato come altare maggiore nella chiesa di San Lorenzo, perché evidentemente non si era sufficientemente ricco in quella chiesa. Quando poi viene aperta questa chiesa, per un certo tempo abbiamo il fatto che si utilizza la chiesa per le funzioni anche se non è ancora completa, e l'altare maggiore non c'è ancora. Quell'altare che è stato portato in San Lorenzo viene rismontato un'altra volta, l'altare maggiore, rimontato qua in attesa di costruire l'attuale altare maggiore. Adesso arrivo un po' alle date che riguardano l'erezione dell'attuale chiesa. 1746 si mette mano alla demolizione della precedente chiesa per avviare i lavori della nuova. E vediamo dall'analisi dei conti, che la confraternita del Santissimo Sacramento dell'altra finanziano buona parte dei lavori, sia per cose che riguardano direttamente i due altari, ma anche per cose che riguardano la chiesa in senso generale. 1746, passano 10 anni, ovviamente la chiesa non è ancora finita, è solo a metà dei lavori, però queste confraternite avevano serie di attività, quindi delle riunioni, ha sempre un bisogno di avere nuovi locali e cominciano ad utilizzare, terminando le loro spese, quelli che loro chiamano camerini, che sono praticamente le stanze che troviamo lì affittando per la porta, altrimenti ci sono depositi, vari. Queste stanze cominciano ad essere utilizzate da queste confraternite per le loro riunioni, soprattutto probabilmente quelle al piano superiore, che e siamo al 1756, sono passati 10 anni dall'avvio della fabbrica.
Nel 1765, quindi circa 10 anni dopo, abbiamo la benedizione della Chiesa, non è ancora una consacrazione, però si comincia ad utilizzare la Chiesa. E in quell'occasione abbiamo già la costruzione dei due altari, quindi questo altare ancora che vediamo viene costruito già negli anni in cui si comincia ad utilizzare la Chiesa, quando ancora non c'è l'altare maggiore, perché le disponibilità economiche di questa confraternita erano molto forti. Addirittura anche viene costruito il primo organo grande, precedente organo, che viene finanziato per metà dalla comunità civile in generale e per un quarto da una confraternita e un quarto dall'altra confraternita. Si pensava di costruire una sola cantoria con l'organo, avanzano soldi e si costruisce anche la controcantoria. Quindi non solo la casa dell'organo, possiamo mettere l'organo, ma anche quella di fronte gemella, perché ci si rende conto che i soldi ci sono, si può fare una casa gemella. Quindi intorno agli anni in cui viene consacrata la Chiesa, 1765, abbiamo i lavori per la costruzione di questo altare, ed è un altare a modo molto molto ricco. Viene commissionato il disegno a Domenico Bramoni, che è uno dei maggiori, diciamo, architetti bresciani che si sono dedicati alla progettazione di altari marmorei, e viene realizzato da una famiglia rezzatese, in concreto Giacomo Martesini, che ha realizzato già da centinaia d'anni. Interessante vedere anche tutto il lavoro per la realizzazione di questo altare, che è abbastanza imponente. Ci sono tutte le note in cui arrivano i vari pezzi, c'è una nota in cui vanno a maneggiare l'aria, a picchiare, a mettere sulle colonne, poi riportano l'aria, a picchiare. E abbiamo l'altare, come abbiamo oggigiorno, un arco molto imponente, queste colonne marmoree, senza però la parte che non conosciamo, non c'è ancora. Si decide che è meglio aspettare per far un'opera a un certo livello e viene collocato qua la parte della precedente chiesa. Quindi per un certo numero di anni, fino ancora anche alla consacrazione della chiesa nel 1778, abbiamo ancora la vecchia pala collocata nel nuovo altare. Sull'altare vedete che sono stati messi uno stensorio e un tuo perché sono lì non a caso, perché nei due anni precedenti la consacrazione, quindi tra il 1776 e il 1778, dei membri della confraternita donano soldi per fare un nuovo sensorio, viene dato alla sentiera dietro Rischi Brescia il vecchio sensorio per recuperare l'argento, e viene fatto un più ricco, ed è certo che sia questo anche perché si sa chi è che ha donato i soldi, era un nobile, e sullo sensorio c'è lo stemma di quella famiglia nobiliare e il punzone della sentiera Ricci, che si trova anche nei documenti presenti in parola. E questo 1776 e 1778, l'anno della consacrazione, abbiamo anche un nuovo pulito che viene in parte pagato da questa confraternita e in parte da quest'altra. Oramai la chiesa consacrata, non c'è ancora la palla di Santa Catania. Bisogna aspettare per la fine del Settecento, quando cominciano una serie di accordi con Sante, che non farà solo questa palla, ma tutte le tele della chiesa, eccetto quella che si chiama della maggiore. Gli anni probabilmente sembrerebbe che siano, che vanno dal 1796 al 1798. 1796, da alcuni documenti, sembra già commissionata, ma non ancora ritirata perché stanno ancora raccogliendo i soldi, e poi 1798 c'è il pagamento del telaio, della tela. Non so se qualcuno era presente all'incontro che è stato fatto per la Valle del Cignaroni, le tele arrivavano senza telaio, smontate, arrotolate, e poi sul posto venivano, si prendeva il telaio e veniva fuori tesa la tela definitivamente. E quindi con l'anno 1798 abbiamo finalmente la collocazione di
di questa parte. Come dicevo, lo stesso autore abbiamo anche San Carlo Borromeo, la Madonna del Carmelo, Santa Elena, Santa Eulogia, la Dimensione della Santa Croce e le Quattordici Vie Crucis, tutte dello stesso autore. Ed è una situazione abbastanza particolare perché è raro trovare alcuni intero ciclo pittorico di un unico autore. Una situazione analoga si trova, per esempio, a Verona Vecchia, dove lì addirittura su sette pietre che ha fatto, ce n'è una anche a Chiesa, sono in questo spazio sul nostro territorio bresciano. Perché Santa Catania, forse, visto che questa viene commissionata nel 1796, potrebbe derivare dal fatto che una parte praticamente analoga, sempre nell'ultima cena, sempre per la confraternita del sacramento, viene commissionata a Pavone nel 1790 e consegnata nel 1795. Quindi l'anno successivo poi abbiamo Bottolengo commissiona la stessa tela allo stesso Santa Catania. Io per quanto riguarda l'intonazione storica ho detto quello che vi devo dire. Adesso passiamo un attimo un momento di passaggio per cui dare la parola al prossimo. Grazie mille. Thank you.
pensiero. Grazie. Le grazie già messe la pazienza in Madrid. Sono molto noioso, quindi ti scelgo il ragione sbagliato. Al santo ti fate così. Riscoprire la bellezza e la storia di un luogo che all'interno di una comunità è il luogo dedicato alla celebrazione dell'Eucaristia è un momento significativo per la vita di una comunità, non solo perché è data la possibilità di rivedere nella sua bellezza originale questo luogo, le decorazioni di questo luogo, non soltanto perché si offrono delle immagini, diciamo così, ritrovate, che uno rimette nei libri di storia dell'arte, riporta nel suo splendore, nel suo colore, nella sua bellezza. Direi piuttosto che l'importanza di questo momento risiede nel fatto che è riconsegnata alla comunità una consapevolezza nuova delle proprie radici. E diciamo così, la forza per avere un'energia nuova nella custodia, non solo del luogo, ma delle relazioni che questo luogo porta con sé, e anche un'energia nuova nell'annuncio del Vangelo, nel far crescere quella rete di relazioni che è una comunità cristiana. Ancora di più, l'opera sulla quale siamo chiamati a mettere non solo i nostri occhi, ma anche direi il nostro cuore, la nostra vita questa sera, non ci proietta solo verso un'esperienza che per la comunità di Montelembo è stata importantissima, l'edificazione di una nuova chiesa parrocchiale che è iniziata il 13 novembre del 1746, e neanche dentro tutta la tradizione delle confraternite del Santissimo Sacramento, ma quest'opera permette di riportare il cuore alla fonte stessa dell'esistere della comunità. L'Eucaristia celebrata e adorata. Allora vorrei darvi qui questa sera un po' così una pista di riflessione, che dopo aver colto, diciamo così, intuito il senso di uno spazio all'interno del luogo della celebrazione dedicato alla memoria dell'Eucaristia, partendo da qui cercheremo di cogliere alcuni spunti che fanno bene alla vita della comunità, a partire da ciò che in questo luogo è rappresentato, la scena dell'ultima cena, e partendo da alcuni particolari di questa palla, alcune piste per entrare dentro il mistero dell'Eucaristia e lasciare così una piccola conclusione che possa essere un slancio, possa proiettarci verso un desiderio nuovo di essere comunità, perché la bellezza è servizio della crescita della comunità, non è fine a se stessa. Le cose belle fine a se stesse, le cose belle nella verità fanno vivere. Questo è il senso del perché una piccola comunità alla fine del XVIII secolo ha voluto una chiesa bella. Non per avere qualcosa di bello da mostrare, ma per avere un luogo per crescere e per essere comunità. Allora, che senso ha all'interno di una chiesa un luogo dedicato all'Eucaristia, che non fosse solo l'altare, ma un luogo che all'interno della chiesa ricordasse continuamente la centralità del sacramento dell'Eucaristia, la fonte che è il sacramento dell'Eucaristia. Matteo, il professor Cesare, ha ricordato alcune cose molto importanti. La tradizione spirituale e teologica del XIII secolo, l'epoca di San Francesco, l'epoca del Vangelismo, ha conosciuto in Europa una fioritura del tutto singolare della devozione all'Eucaristia.
o meglio potremmo dire un'attenzione all'impressione, in due modi. Da una parte un modo accademico, che cosa vuol dire? Dei cervelloni, i teologi, che discutono sul sacramento dell'Eucaristia. Nasce nel contesto dei monasteri questo dibattito su come spiegare la presenza di Cristo nell'Eucaristia. Allora, non entreremo in questo terreno perché non perché sia importante, ma perché è un po' accidentato, perderci. Ma è importantissimo perché da queste discussioni è venuta tutta la nostra teologia di San Domenico. La preoccupazione di questi teologi è dire come Cristo era presente nel sacramento dell'Eucaristia, che cosa significava dire che Cristo era presente nel sacramento. Quindi c'è tutto questo lavoro intelligente, l'intelligenza della fede che indaga il sacramento della Messa. Non perché uno voglia fare un lavoro di cervello, ma perché c'è la consapevolezza che da quella presenza veniva la vita della comunità, la vita della Chiesa. E poi c'è tutto un'altra attenzione particolare al sacramento della Messa che si esprime bene, come si ricordava il professor Cella, la nascita e la crescita delle confraternite del Santissimo Sacramento. Perché nascono queste confraternite? Per risvegliare all'interno del tessuto di una comunità il legame affettivo col mistero di Cristo presente nel Sacramento. Le confraternite erano realtà laicale. E uno si dice, ma perché c'era questo bisogno? Perché da un punto di vista della celebrazione dell'Eucaristia la tradizione, il rito aveva posto una distanza tra il sacerdote che celebra e il popolo che assiste. Adesso quello della vita è una cosa che sembra russa. L'altare, c'era tutta una sorta di distanza che andava a crearsi. Nel cuore della comunità c'era bisogno di una relazione, non di una distanza. Le confraternite facevano questo. Custodivano questa relazione al mistero eucaristico. E quindi c'era tutta questa fioritura di devozione all'eucaristia, in funzione da un termine di sorreggiamento, dice una relazione affettiva, cioè dove c'è dentro l'integralità dell'essere umano, del suo affetto. Se c'era tutta un'attenzione intelligente, diciamo così, di intelligenza al sacramento dell'Eucaristia insieme, c'era tutto un bisogno di stabilire una relazione. La professione di fede nella presenza reale di Cristo nell'Eucaristia si traduce nella possibilità di una relazione con Lui che determina la vita della comunità, la vita dei fedeli. I confratelli erano quindi custodi e testimoni di ciò che permetteva alla comunità di vivere. Questo forse è, teniamolo lì, perché esisteva una confraternita per ricordare a tutta la comunità ciò senza la quale lei non sarebbe più esistita. Confratelli del Santissimo Sacramento ricorda la comunità e senza l'Eucaristia la comunità non esiste, non c'è. E come si traduce questa vocazione? Nel custodire all'interno del luogo che più di tutti dice la comunità cristiana uno spazio dedicato a questo continuo ricordo della centralità dell'Eucaristia. Questo impegno si traduce nella creazione, nella conservazione, anche nella decorazione, nel desiderio di bellezza per questo luogo, per questo altare. Una bellezza che dice l'importanza della confraternita non solo da un punto di vista sociale, quanto del suo impegno di animazione, a
costruire questa relazione con quello che è simile dalla quale dipende tutta la vita della comunità. La bellezza decorativa è a servizio di un coinvolgimento spirituale. Cosa significa? Che il fedele è chiamato a lasciarsi coinvolgere da ciò che è la bellezza del dipinto, che è la composizione dei marmi, che è la ricchezza delle decorazioni vuole esprimere. Il fascino che è suscitato dallo spazio bello non viene a creare una distanza, ma a costruire una relazione. La bellezza di ciò che è racchiuso in questo luogo ha come finalità il coinvolgimento in ciò che questo luogo significa. Questa è la funzione. E perché all'interno di una liturgia si costruisce questo luogo e su questo luogo si investe in bellezza? Perché quanti lo vedono possono essere presi dentro al mistero che questo luogo costruisce. E in questo modo che si traduceva questa vocazione delle confraternite. E all'interno di questa logica, che lo spazio progettato e decorato per la memoria dell'Eucaristia mantiene una forza anche oggi. E non è soltanto perché è un patrimonio storico-artistico di tutto rispetto, ma perché continua ad essere dentro il luogo del pregare e del celebrare dell'assemblea. Questo luogo coinvolge ancora dentro il mistero di questa battaglia. Altrimenti la sua vocazione non c'è più. Non è un museo. Questa palla noi la togliamo e la mettiamo dentro il museo, perde la sua vocazione. Perché quando uno la contempla entra dentro al mistero di questo libro. Allora proviamo così, concentrando l'attenzione sul soggetto che la confraternita del Santissimo Sacramento scelse come il soggetto di questa palla, cogliere un po' quegli elementi, quelle coordinate che ci possono aiutare a orientare continuamente il nostro essere comunità, a partire dalla centralità della liturgia eucaristica. Il desiderio, penso sia che questo spazio liturgico riconsegnato nella sua bellezza possa continuare ad essere capace di parlare ai fedeli. Perché guardate che tutto ciò che ha a che fare con la liturgia, sia lo spazio, sia ciò che decora lo spazio, ha come fine, ha come vocazione quella di coinvolgere dentro il mistero che stiamo cercando. E a testimoniare la centralità dell'esperienza della Pasqua di Gesù. Come accennavo prima, il meglio è tale perché mostra che la verità è viva. La sua capacità di generare quella verità che continuamente sgorga dalla Pasqua di Cristo. Questa è la fine della vocazione della bellezza. Mostrare la vitalità del dono pasquale di Gesù, cioè dire che quel dono pasquale è ancora vivo. Facciamo questi passaggi, capiamo perché proprio questo soggetto dell'ultima cena, che ci concentriamo su due che sono così particolari di questa tela, è proprio per rinverdire, per risvegliare, essere coinvolti dentro di sé. La scelta, questa scena per caratterizzare lo spazio eucaristico è all'interno di una consuetudine. Se voi visitate anche le chiese del territorio della città di Brescia, vedete che le cappelle del Santissimo Sacramento, commissionate dalle confraternite del Santissimo Sacramento, quasi sempre commissionano come palla centrale del loro altare la scena dell'ultima cena.
soldi, possibilità economiche maggiori, commissionavano anche delle scene, magari dell'Antico Testamento, che in qualche modo ricordavano, anticipavano la missione eucaristica. Se andate nella chiesa di San Cristo, che è proprio dedicata al corpo e sangue di Cristo in città, trovate al centro di una cerca, tutto il resto della decorazione del richiamo scene dell'Antico Testamento, andate nella parola nuova, quindi del Tiepolo, Melchisedec e non è del deserto. Due scene che anticipavano l'ultima cena, che è la palla sopra l'altare della cappella del Santissimo Sacramento. Quindi non è una scena, come dicevo, grande originalità, era consuetudine. Ma perché proprio la scena dell'ultima cena? Tutti siamo abbastanza consapevoli che in quel particolare momento della vita di Gesù, la tradizione biblica e l'esperienza della comunità cristiana della Chiesa ha identificato un momento dell'istituzione, se sono così, del gesto rituale che rende permanente nella Chiesa il cammino della storia la presenza del risorto. Corpo spezzato, il calcio della via distribuito, con le parole, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Fate questo in memoria di me. E dice San Paolo, ogni volta che spezziamo il pane e distribuiamo il calcio, noi rinnoviamo la passione di Cristo. Però scegliere di rappresentare l'ultima cena non è semplicemente ricordare un atto giuridico con cui Cristo ha stabilito dei gesti e delle parole con un particolare scopo, quanto piuttosto mostrare, far vedere la qualità della presenza di Cristo. Allora, questa roba che vi ho detto, magari mi sembra stare pazienza, cerco di spiegarlo. Avere come riferimento l'ultima cena dice il modo in cui Cristo continua ad essere presente nella vita della comunità. Cerchiamo di capirci. La cena di Gesù con i suoi discepoli non è una cena tra amici, un momento conviviale, meglio, si grandi con gli amici, gli signori, le cose importanti della vita. È dentro un'esperienza particolare, che è quella della cena pasquale, che ha un suo rito nella comunità ebraica giudaica. Il rituale della cena è la possibilità per il popolo di Israele di rivivere quell'evento che gli permette di essere un popolo, cioè la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto, il passaggio della Mar Rossa. Allora, ogni anno la comunità giudaica celebra la cena allo stesso modo in cui Mosè, con gli ebrei, prima di passare la Mar Rossa, ha celebrato questa cena. Nella notte in cui è avvenuto questa liberazione. Quindi per la comunità che si trova a celebrare la cena, quei gesti e quelle parole particolari permettono non di ricordare come io ricordo il mio corpo, ma di vivere quell'esperienza. Perché se io non rivivo quell'esperienza, io non sono più popolo. Se io non rivivo la liberazione, io non esisto più. Torno ad essere schiavo. Infatti nella storia di Israele succede così: quando il popolo si dimentica di Dio, sceglie Dio, e che cosa succede? Torna ad essere schiavo, esilio. Quello che Gesù celebra con i suoi discepoli è questa esperienza, celebra Pasqua, ma Gesù con le sue parole e con i suoi gesti
mostra che la vera Pasqua, che la vera liberazione è nel dono della sua vita. L'ultima cena di Gesù, noi la possiamo cogliere, non dico capire, ma cogliere, solo se ci ricordiamo che il senso di quella cena si vede vicino alla croce. Attraverso il gesto del spezzare il pane, del passare il calice, attraverso le sue parole, Gesù permette ai suoi apostoli, ai suoi discepoli, di vivere quello che lui sta per compiere donando la sua vita. Lo permette a quegli apostoli, a quei discepoli che non saranno con lui su quella croce. E Gesù consegna ai suoi apostoli, ai suoi discepoli, i gesti e le parole attraverso i quali ciò che lui realizzerà sulla croce sarà per sempre presente nella storia e per sempre nella storia sarà fonte di vita. L'ultima cena ci libera, contemplare l'ultima cena, vedete questa palla, ci libera dalla tentazione di pensare e di vivere la presenza eucaristica di Gesù come una presenza statica che porta con sé inevitabilmente una distanza. Io sono qui, Gesù sta là, ma non è questa la logica. La liturgia che custodisce il mandato di Gesù e la forma di questo mandato, il pane e il vino spezzati e versati, ci dicono che la presenza di Gesù nel sacramento è una presenza dinamica, perché è la vita di Cristo presente nel dono di se stesso al Padre che realizza la comunione. La pienezza della liberazione è la comunione con Dio. E Gesù, donando la vita, toglie tutto ciò che divide gli uomini da Dio e lo toglie per sempre, una volta per sempre. Contemplando l'ultima cena, la comunità è coinvolta dentro questo dono di Gesù che la vita è generativa. Altrimenti non serve niente. Se io penso che Gesù sta là, penso qui, e non ha niente da dire. E che non si sta donando a me il sacramento del Cristo. E che mi era tu essere agli altri. L'offerta di Gesù ci coinvolge, ci fa essere corpo di Cristo. Non solo Dio e lui è Gesù, ma siamo noi radunati dal dono di vita di Cristo. In quel gesto e in quelle parole segnano l'inizio della sua passione dell'ultima cena. Quindi localizzare, scegliere, mettere, far dipingere l'ultima cena al centro di questo spazio che è riservato alla memoria dell'Eucaristia ha un'importanza decisiva. Ricordo alla comunità che è radunata per la liturgia o che sta in preghiera in questo luogo come sacramento dell'Eucaristia la possibilità di essere presenti alla Pasqua di Cristo, che una volta per tutte compie la liberazione e ci mette in comunione con Dio. Ricorda la qualità della presenza di Cristo che è pasquale, che plasma, che trasforma la vita dei battezzati, perché anche loro siano una presenza pasquale nel mondo. Perché anche loro, come comunità, dicano la comunione. Allora la domanda che uno potrebbe farsi, se ci sentiamo qui, è come possiamo cogliere questa presenza. E proviamo a farlo
guardando da lui particolare di quest'opera di Santa Catalina. Allora, se è vero che l'arte in qualche modo si parla e parla, e l'arte parla perché coinvolge dentro a una memoria di vita, allora proviamo a vedere dove si parla quest'opera, perché si parla ancora oggi dentro, se no sempre. La prima cosa che mi dice di guardare è lo sguardo di Gesù. E la direzione del sguardo di Gesù, che fa vedere nell'arte quello che è tutto l'orientamento della vita di Gesù, della vita del figlio. Gli occhi di Gesù, rivolti al cielo, dicono la sua relazione con il Padre. È in questa relazione con il Padre che il figlio vive la Pasqua e distrugge ogni separazione, riconcilia gli uomini con Dio. L'Eucaristia che celebriamo orienta il Padre, ci mantiene dentro questa relazione che ci fa essere figli grazie al dono del Figlio. Gesù non vive la Pasqua come quegli eroi che affrontano la morte per far vedere la profondità. Gesù dona la vita perché guarda il Padre, e perché guarda il Padre vede il fratello. Allora, quando si celebra l'Eucaristia, la direzione è quella, si va verso il Padre. Non si tratta di distaccarsi dal mondo, di andare verso un Dio nascosto, sconosciuto, ma di stare dentro una relazione con il Padre e ricordare che siamo figli, chiamati a vivere da figli, perché donando la sua vita Cristo ci ha preso dentro questa relazione. Allora, quando contempliamo quest'ultima cena, guardiamo allo sguardo di Cristo, ci ricordiamo che siamo figli rivolti al Padre e non schiavi o servi di un Dio che si nasconde, ci vuole fregare. E questo avviene in ogni liturgia eucaristica. Noi stiamo, grazie al nome di Cristo, davanti al Padre, non perché ce la facciamo, ma perché Cristo ha aperto la strada, ha tolto tutto quello che divideva il mondo da Dio, ha fatto vedere il volto del Padre. Noi pensiamo, quando celebriamo l'Eucaristia, di andare in una specie di teatro, una volta ci mettiamo, guardiamo, per non fare il prete. Se poi non si fa neanche troppo meglio, ma quando celebriamo l'Eucaristia attraversiamo la porta di questa chiesa, entriamo dentro a questa relazione, a quel sguardo lì, ci entriamo dentro, siamo presi dalla nostra vita con la nostra vita così com'è e siamo portati davanti al Padre grazie al, direbbe la lettera ebrea, sangue di Cristo, cioè al dare della sua vita, al darsi della sua vita. La faccia del Cristo che sta da qualche parte, sicuramente. Secondo particolare, il motivo di guardare sono le mani di Gesù, che sono volte nell'atto di spezzare il pane e di distribuire tra gli apostoli il calice alla fine. I gesti che Gesù compie stanno dentro e in relazione alle sue parole. Il mio corpo dato per voi, il mio sangue versato per voi, che dicono il significato di ciò che Gesù realizza nella sua carne.
la passione di Gesù sta dentro a questa offerta e a questo sacrificio che sono la grammatica fondamentale dell'amore. Ciò che si contempla nelle mani lo dobbiamo contemplare dentro l'orizzonte dello sguardo e ciò che si vedrà nella croce. E questo legame tra lo sguardo e le mani, tra la relazione con il Padre e il dono di se stesso e secondo l'amore che si vuole la risurrezione. Ciò che è offerto nell'amore non può restare il potere della morte. Le mani di Gesù in quel gesto di dono anticipano la risurrezione. La proclamano, la professano, perché ciò che è dato nell'amore, la morte può vincere. L'Eucaristia ci prende dentro questo movimento che è quello della Pasqua. L'Eucaristia è offerta e sacrificio. Sacrificio non come una mortificazione. Sacrificio è quella cosa che uno fa contro voglia di soffrire. Allora, è un sacrificio, no? Non è questa la logica. Perché come vi ho detto prima, la logica è quella dell'amore. È sacrificio che dice la misura dell'amore. E lo viviamo e lo comprendiamo. L'Eucaristia è sacrificio perché è dono di sé come piena libertà, come pienezza della libertà, che non dipende dalla forza del singolo, ma sta dentro la comunione, la relazione. Allora celebrare l'Eucaristia e contempliamo queste mani che spettano, che saranno le mani trafitte dai chiodi e che saranno le mani risorte di Cristo. Dice la presenza eucaristica come un amore che chiama a vivere nel medesimo mondo. L'Eucaristia rende pasquali i nostri atti di dono, i nostri sacrifici, la nostra vita dentro l'Eucaristia ritrova il suo senso, il suo significato. Tutto è portato nell'amore e dall'Eucaristia viene la libertà per spezzare il pane per gli altri, per dare la vita per gli altri. Perché per donare la vita bisogna essere liberi, per sacrificare la vita bisogna essere liberi, non schiavi. E la libertà viene solo dentro l'amore, dentro lo sguardo di Cristo al Padre. C'è un terzo particolare che ha una sua importanza dentro un po' questa logica eucaristica. Sante Campane, come era una solitudine nel modo di rappresentare l'ultima cena, coglie questa scena dentro il momento dell'annuncio del tradimento. I grandi artisti piacevano questo momento, perché? Perché gli permetteva di giocare sugli sguardi, sulle posizioni del corpo, perché era un momento concitato, era un momento emozionalmente forte, quindi la bravura dell'artista dipendeva dalla sua capacità di far cogliere a chi guardava il momento blu dell'ultima scena. E noi troviamo anche questo momento dei gesti degli apostoli, no, vedete quello là dietro che come dite sono forse io, forse guardo il Vangelo, oppure intenti a guardarsi gli altri per capire chi sia il traditore. Giovanni è minato sul cuore di Cristo, che si racconta proprio l'Evangelista Giovanni, con Pietro proprio il padre, Pietro gli sta dicendo poco che sta che ti tradisce, no? Se mai sono io. E questa scena, questa concitazione viene rappresentata in questo dipinto.
E che cosa ci dice? Che lo sguardo di Gesù rivolto verso il Padre, quello sguardo che è la direzione di tutta la sua vita, dalla quale viene la libertà, con la quale è il grande rispetto del Padre di San Cristo il Capice, che quella vita è in direzione dell'umanità rappresentata da questi discepoli. L'amore è orientato ed è donato verso chi meno è capace di corrispondere. È la gratuità del dono che suscita la vita. Contemplare questa palla che ricorda l'uomo eucaristico ricorda anche come ci sia posto per tutti dentro lo spazio del sacramento, come ciascuno nella diversità delle sue situazioni di prossimità o di lontananza da Gesù è destinatario del dono della Pasqua come una fonte di vita rinnovata che fa di quella vita una Pasqua. Concludo e con fratelli dicevo che svolgevo nel tessuto della comunità la funzione decisiva di ricordare che è così il principio di sussistenza della comunità stessa. Come dicevo prima, ci ricordavano attraverso l'arte ricordano ancora oggi il senso dell'Eucaristia, cioè senza la presenza del dono pasquale di Cristo la comunità non esiste, non c'è, non si raduna. Al massimo si fa il partito politico, al massimo si fa un'aggregazione sociale, la comunità, un corpo di Cristo senza la sua presenza non c'è. Questo le confraterne lo ricordavano e avevano il desiderio di custodire questa relazione. Quindi la custodia della bellezza di un luogo voleva essere una testimonianza permanente che restava per sempre. Abbiamo visto all'inizio come l'immagine sacra implica una dinamica di coinvolgimento. Non è semplicemente un'opera d'arte da guardare, ma è un tentativo di ricordare e di coinvolgere dentro il mistero. E abbiamo colto come in questo caso specifico questo luogo, quest'opera ci mostrano la forma, direi, dinamica della presenza eucaristica che fa essere la vita della comunità secondo l'Eucaristia. Ciò quindi che viene significato nell'opera resta tuttora come una provocazione per l'esperienza di questa comunità. La celebrazione liturgica dell'Eucaristia coinvolge l'assemblea radunata dentro a questo movimento di relazione, di dono d'amore che fa essere la comunità non la somma di tanti personaggi più o meno simpatici, ma la fa essere corpo di Cristo e la riconsegna al mondo come corpo di Cristo. Quando noi riusciamo a questa porta dopo l'Eucaristia, portiamo il nostro essere corpo di Cristo. E chi ci incontra? E questo mistero l'ha celebrato, incontra il corpo di Cristo. Incontra ciò che contempliamo in questa immagine, la vita è volta al Padre che si fa di un amore per gli altri, anche per quegli altri che quel dono d'amore manco lo riconoscono, manco vi corrispondono. Quest'opera serve per ricordarci chi siamo e per crescere e diventare chi siamo.
e per ricordarci chi siamo, per crescere nella verità di ciò che siamo, noi cristiani non abbiamo altra via che la Eucaristia. Questa opera d'arte che questa comunità per più di 3 secoli ha costruito può diventare un riflesso attraverso il quale riportare alla mente, ma soprattutto al cuore, alla vita, quella qualità della presenza eucaristica che siamo chiamati non solo a custodire, ma anche ad accrescere in noi, a portare fuori. Allora tanti capirà di tornare in questa chiesa, anche quando sarà ancora custode tenere, ancora bella. Passate a guardare quest'opera per ricordarvi chi siete, non solo per dire che è un'opera così, non è come fare un'iscrizione dello stile della fine del Settecento, del Settore. Contemplando questa immagine, ricordarci chi siamo, per portare al mondo chi siamo, perché ciò che siamo viene da ciò che è centrale delle feste.
se ci lasciamo che il testo tesoro oltre il video di cui ringraziamo Luigi. Bene, il prossimo invito riguarda domani sera. Sapete che avremo la gioia di accogliere in sorgenza un signor Luciano Molari, vescovo emerito della nostra diocesi. Quando ho prospettato questa possibilità, ha chiesto soltanto 30 secondi per andare a consultare l'agenda, e avendo trovato la serata libera, ha detto vengo e molto volentieri. Ho chiesto doverosamente, visto anche l'età non più verde del vescovo, se desidera mando qualcuno a prenderlo, prendo il suo accento romagnolo, e quindi verrà molto volentieri guidando la macchina. Ha chiesto poi finito il saluto e poi credo perché il giorno dopo sarà una giornata per lui molto impegnativa, essendo la domenica del Corpus Domini. Quindi ci diamo appuntamento a domani alle 18:30, magari invito a venire per te, perché presumo che la nostra chiesa sarà abbastanza affollata. Grazie a Dio per la vostra fede. Buonanotte.